Sono ormai 23 anni che Ambrogio e Giulia vendono statuine per il presepio, la loro grande passione. Hanno cominciato nel 1983 con Tricella, il negozio di artigianato fondato nel 1888 in piazza San Sepolcro, sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e ora trasferitosi in Largo Schuster a pochi passi dal Duomo. Le statuine provengono da tutta Italia, dal Trentino fino alla Sicilia, con una sola caratteristica comune, sono tutte fatte a mano. La tipologia è molto vasta, si parte da una misura molto piccola, dai 2 cm in su, dal materiale che è la plastica il più economico, fino ad arrivare a quelle più costose, sono quelle intagliate in legno oppure quelle fatte a mano in terracotta, vestiti con gli abiti in tessuto. Poi c'è tutta una linea invece di statuine elettriche, quindi in movimento. Le statue che vengono vendute di più a livello numerico sicuramente sono quelle in plastica, perché sono quelle meno costose naturalmente. Certamente anche quelle più belle, in terracotta e stoffa, quelle elettriche, perché sono un po' più particolari, ecco. Niente crisi, assicurano i figli di Ambrogio e Giulia, che hanno deciso di continuare l'attività dei loro genitori. Oltre agli affezionati, infatti, sempre più gente si avvicina a questi tipi di oggetti, belli da regalare e utili per arricchire il proprio presepe. Le persone sono ancora molto affezionate a questa tradizione, sempre più famiglie giovani vengono ad acquistare nuove natività, quindi non si è assolutamente fermato la vendita di questo presepe, insomma.